Well, I mean, the exciting thing to do would be some sort of electric vertical takeoff and landing supersonic jet. Gli eVTOL sono sicuramente uno dei grandi player come tipologia di mezzo nel futuro della mobilità volante, diciamo. Non so se si può chiamare aviazione. Beh sì, chiamiamola aviazione. Tanto che avete visto Elon Musk stesso. Dice che sono 13 anni che ha in testa di farne uno o di fondare comunque un'azienda che faccia queste cose. Oggi vi parlo di uno nello specifico. Secondo me il più interessante di tutti. Siamo in Germania e l'azienda è la Lilium. Intanto vi spiego cosa vuol dire eVTOL, perché effettivamente è una sigla pronunciata un po' in inglese italianesco. Sarebbe electric, quindi velivoli elettrici, comunque a propulsione elettrica. Vertical takeoff landing, quindi a decollo e atterraggio verticali. Quindi velivoli che decollano e atterrano come un drone, diciamo. Dico drone più che elicottero perché stiamo parlando di velivoli elettrici, almeno oggi. Poi fanno una fase di transizione per passare a un volo di crociera orizzontale, in cui la portanza, cioè la forza che ti tiene su banalmente, non è data direttamente dai motori, come invece nella fase di decollo e parzialmente nella fase di transizione, ma è data dall'ala, come se fosse un aereo normale. Il jet che Lilium sta sviluppando è un 7 posti, incredibilmente innovativo, bellissimo. Guardate che linee, sembrano i concept delle Tesla. Guardate solo il sedile del pilota, senza casino davanti, strumenti analogici, brutture, pedali. Poi vediamo se riescono a certificarlo, però è tutto così bello, tutto così di vetro. Ma l'obiettivo è di sviluppare bene la tecnologia, farsela certificare, insomma arrivare ad avere questo velivolo pronto per dopo scalare anche a velivoli più grossi. Stanno già pensando a un 16 posti. Però avete visto che ha una forma molto molto strana, perché normalmente i VTOL prendono proprio spunto dagli elicotteri o anche dai droni, se vogliamo, di solito esacotteri, octacotteri, ospitando dei grandi rotori aperti, cioè eliche che girano così a caso nello spazio. Perché c'è un po' una concezione che un VTOL debba comportarsi come un elicottero, debba essere capace di rimanere in hovering. Ma in realtà un VTOL ha bisogno veramente per poco tempo di rimanere in hovering, solo nella brevissima fase di decollo e nella un po' più lunga ma comunque super breve fase di atterraggio e eventualmente di approach. Eventualmente aspetta un attimo il vento, le istruzioni della torre, insomma con tutte le variabili del caso che ti possono tenere lì incastrato per aria ad aspettare di atterrare. Comunque il 90-95% del tuo tempo di volo sarà crociera, e la crociera è la modalità aereo, diciamo. Quindi non serve essere un elicottero a tutti gli effetti e avere delle gigantesche eliche che poi in volo orizzontale non sono super efficienti. In più non le usi tutte, perché solo alcune eliche girano in avanti per tirarti avanti quando sei nella modalità d'aereo. Le altre restano orientate verso l'alto, le usi solo per decollo e atterraggio, visto che ti serve molta più potenza, e però rimangono lì a frenare, a far rumore, a far turbolenze. Insomma non è una bellissima cosa. Ma perché di solito si opta per una soluzione del genere? Perché c'è un interessante fattore che in inglese si chiama disk load. Penso che in italiano possiamo tradurlo come carico del disco. Non so se abbia una traduzione più ufficiale. Comunque è un interessante calcolo che si fa semplicemente dividendo il peso totale per l'area dei rotori, cioè proprio la superficie dello spazio coperto da ciascuna elica. Sommi tutte quante le superfici per tutte le eliche che c'hai, e più questo carico del disco è alto, più sei inefficiente. Quindi di solito ha un maggior diametro dei rotori, corrisponde a una maggiore efficienza. Gli elicotteri con un grandissimo rotore unico sono quelli più efficienti, per poi scendere fino ai jet militari, quelli da collo verticale, che hanno dei cosettini piccoli piccoli e usano un botto di potenza per fare il decollo verticale. Questo è il motivo per cui i velivoli a decollo verticale di solito hanno i rotori più grandi possibile. Più grandi possibile compatibilmente con, vabbè, con il fatto che le estremità dell'elica lontane girando non vadano mai a velocità supersonica, perché sennò ti si distrugge tutto. Ma principalmente il grosso problema è l'ingombro, cioè quando sei a terra, quando sei parcheggiato per un velivolo a decollo verticale, avere sti sei eliconi grossi, insomma non è che puoi farli troppo grossi, perché più contenuto sei, più puoi parcheggiare un po' ovunque nell'ottica di usarli magari come futuri taxi volanti o cose del genere. Quindi un grosso problema di ingombro a terra. Inefficienza, abbiamo detto che ci sono ste eliche che dopo ti restano lì e ti fanno un sacco di attrito, insomma quando sei in modalità aereo non voli bene. E un botto di rumore. Ed è qua che arriva il nostro Lilium. Vedete che non ci sono rotori, perché in realtà ci sono, ma sono dentro
dentro quei duct, quei condotti. Infatti è per quello che questo aereo rientra tecnicamente nella categoria dei jet, perché lui ha dei motori a getto elettrici, quindi non a combustione ma elettrici, ma effettivamente è proprio la forma che definisce un motore jet, un flusso d'aria bello laminare che viene proiettato in maniera abbastanza allineata verso indietro per spingere il tuo mezzo nella direzione opposta. Quindi hanno scelto proprio l'approccio opposto rispetto a fare dei rotori grandi. Quelli hanno fatti piccoli piccoli, li hanno messi dentro questi condotti sull'ala, anzi sulle due ali, sia l'ala principale, quella posteriore, sia i canard, le ali anteriori. Ma facendo questo, i furbi tedeschi hanno praticamente ottenuto una cosa incredibile, un mezzo incredibile. Allora, innanzitutto, eliche piccole, fatte a forma di turbina, e messe dentro dei condotti nei quali puoi mettere anche tutte delle lamelle e altre soluzioni per ridurre il rumore, il tuo motore è appunto silenziosissimo, complice anche il fatto che il condotto è aperto solo in cima e in fondo e che quindi le direzioni in cui può uscire il rumore sono solo due e non tutto attorno. Ma anche puoi rivestire le pareti del tuo condotto di materiale fonoassorbente e un sacco di cose, insomma bello silenzioso ma anche super efficiente, perché normalmente un'elica, soprattutto un'elica che spinge verso il basso, genera un flusso d'aria molto turbolento, perché proprio essendo aperta l'elica attorno, l'aria spinta può andarsene in tutte le direzioni, quindi non è allineata. Invece se metti il tutto dentro un duct, dentro un condotto, hai un flusso d'aria molto più laminare e quindi incredibilmente più efficiente. Complice anche lo stesso statore del motore, cioè la parte fissa del motore, insomma dei motori elettrici. Avete presente che qualsiasi motore elettrico, brushless, quelli dei droni per dire, hanno uno statore, una parte fissa, e poi la campana che gira, no? Ecco, la parte fissa di questi motori di Lilium, sagomata nella maniera giusta, contribuisce anche lei a ridurre i vortici di uscita, ad allineare bene il flusso d'aria e quindi efficienza a bestia. Efficienza che diventa ancora più estrema se pensiamo che un velivolo di qualsiasi tipo, quindi sia in configurazione hovering, sia in configurazione diciamo elicottero, sia in configurazione aereo, quindi in configurazione di crociera, non ha bisogno di superfici di controllo, i classici alettoni sulle ali e i classici timoni, quello di direzione e quello di profondità sulla coda che vediamo normalmente sugli aerei. Non ne ha bisogno perché con la spinta distribuita, abbiamo visto che sono 36 asterisco motori divisi tra l'ala anteriore e l'ala posteriore, con la potenza così distribuita e potendo controllare ciascun motore indipendentemente, perché sono motori elettrici quindi ci metti un attimo, puoi muoverti nello spazio, controllare il tuo velivolo sui tre assi con il thrust vectoring, cioè dando semplicemente più potenza a un motore, meno potenza all'altro, oppure anche cambiando leggermente la direzione in cui i motori spingono. Ma questo vuol dire che a differenza di un normale aereo che viene controllato, viene mosso sui tre assi dalle superfici di controllo tramite variazioni di portanza, cioè se io devo muovere le mie ali così su un normale aereo, mi servirà chiaramente avere più portanza su quest'ala in modo che salga di più. Ma una maggiore portanza, per forza di cose, ti dà maggiore resistenza. E se invece elimini le superfici di controllo mobili, la necessità di usare quelle per muoverti nello spazio, non hai mai momenti in cui la tua resistenza aumenta perché devi fare una manovra. La tua resistenza sarà sempre costante. Stai semplicemente dando leggermente più potenza al motore destro e leggermente meno potenza al motore sinistro. Oltre al fatto che un mezzo del genere è sicurissimo perché hai una incredibile ridondanza. Cioè se ti si fonde, se ti si distrugge, ci vanno le cicogne dentro a un motore su 36, capite che non me ne frega niente, cioè vado avanti con 35 motori su 36? Boh, che differenza mi fa? Niente. Tanto ci sono i computer di bordo che tengono il mezzo dritto come un drone. Se avete un Mavic sapete che bene o male smozzicate una elica contro un albero, insomma vi succede qualche problema a un motore che non spinge più bene come gli altri, il drone comunque sta fermo perché lui sa che deve star dritto e quindi se sente che ha meno spinta da questo lato la controbilancia, insomma lui sa star dritto in qualsiasi configurazione. Figuratevi avere 36 motori, non c'è verso che qualcosa vada storto. Ridondanza chiaramente anche di batterie, delle batterie ne parliamo tra poco, ma ci sono diversi pack tutti in parallelo e indipendenti tra di loro. In più torniamo a parlare di efficienza, perché questo mezzo è l'efficienza fatta mezzo. Con le ventole e i duct e i condotti, insomma tutte cose, la parte che spinge insomma, messa lì nella parte posteriore e superiore dell'ala, queste accelerano chiaramente il flusso d'aria solo sopra l'ala, generando portanza e tutte cose, ma creano anche un risucchio, creano proprio forzatamente un flusso d'aria molto laminare sull'ala, anche quando il flap è in posizione un po' discesa. E quindi anche ad altissimi angoli di incidenza, anche in una fase di transizione in cui i flap sono molto giù perché i motori stanno ancora tenendo parzialmente per aria il mezzo, oltre a spingerti un po' in avanti, comunque l'ala non è stallata. Nel senso, il flusso d'aria resta attaccato all'ala, anche a bassissime velocità e ad altissimi angoli di incidenza, proprio perché
è costretto dal risucchio che generano questi motori tutti distribuiti sul bordo d'uscita dell'ala. Inoltre l'ugello di uscita, cioè la parte di uscita dell'aria insomma da questi condotti, è a geometria variabile, cioè può aprirsi o può chiudersi a seconda della fase del volo. Quando sei in hovering sta tutto aperto per massimizzare la spinta a basse velocità del rotore, mentre poi in fase di crociera si restringe in modo da generare un flusso d'aria un po' più compresso. E insomma è tutto quanto studiato geniali. Ah, vi ho messo un asterisco prima sul fatto che i motori fossero 36, perché nell'ultimissimo prototipo, quello di poche settimane fa, sono stati ridotti a 30. Leggermente più grandi, mi sembra un 10% più grandi come diametro, ma sono rimasti in numero invariato sul canard, cioè sull'ala anteriore sono rimasti lo stesso numero di motori. Mentre l'ala posteriore, quella grossa, è passata da averne 24 ad averne 18. Un po' meno motori, quindi un po' meno pezzi a cui far manutenzione. In più con i motori più grossi hanno detto che riescono ad attutire anche meglio il rumore e quindi fare addirittura ancora meno rumore. Vabbè, cose varie. Quindi siamo passati da 36 motori suddivisi su 12 flap, cioè quindi 12 superfici indipendenti che possono inclinarsi verso il basso quando necessario, ad avere sempre su 12 flap 30 motori. Poi hanno fatto anche un altro paio di modifichine, tipo hanno messo i winglets, cioè le punte che vanno verso l'alto sul canard, sull'ala anteriore, anche lì per essere un pelo più efficienti. Hanno cambiato leggermente la forma della fusoliera per ottimizzare i pesi. L'ala posteriore è leggermente più in su, leggermente più indietro. Insomma, stanno facendo tutti degli aggiustamenti proprio per avere il velivolo più perfetto possibile. C'è un grosso problema al giorno d'oggi: le batterie. Le batterie al litio, la capacità di energia, quelle cose lì. Bene, Lilium ha fatto una partnership con Zenlabs, che non avevo mai sentito, ma suona come un software di recupero dei dati sul Mac, non so. Per delle batterie incredibili. Talmente incredibili che hanno deciso, è stato necessario più che altro, sottoporsi a peer review, cioè prendere degli scienziati a caso e dire: ehi, venite a controllare che effettivamente le nostre batterie sono fighe, come diciamo. Perché hanno sviluppato delle celle a litio, delle performance probabilmente impossibili. Allora, ci sono due problemi normalmente nelle batterie. Batterie che di solito sono ottimizzate o per darti una botta di energia incredibile o per durare a lungo. Difficilmente entrambe le cose. Queste batterie che hanno fatto assieme a Zenlabs invece riescono a essere molto performanti sotto entrambi gli aspetti, quindi ad avere ottima autonomia e anche però grande potenza di scarica, che serve soprattutto nella fase di decollo e di atterraggio, quando ti serve tutta quanta la potenza perché i tuoi motori elettrici stanno tenendo su il mezzo. In particolare gli servivano queste caratteristiche: che fossero capaci di sviluppare 2500 watt per ogni chilo di batterie per almeno 10 secondi di decollo. E questo è facile perché in decollo le batterie sono cariche, e sapete che quando una batteria al litio è carica dà molta più potenza. Più una batteria è scarica, più è stanca, diciamo. Quindi vabbè, in decollo un sacco di potenza, batteria carica 10 secondi, facilissimo. Poi gli serviva una molto buona autonomia. Stiamo parlando di 330 wattora per ogni chilo, in modo da avere insomma un range decente. E poi il problema è che quando ti trovi ad atterrare sei comunque un velivolo che deve sostenersi con la potenza dei propri motori, quindi di nuovo 2500 watt al chilo, ma a batterie scariche. E tra l'altro in atterraggio, che è più lento, soprattutto la fase di approccio, di atterraggio, magari non puoi atterrare subito, magari ti passa una persona sotto, hanno contato che devono sviluppare questa potenza per 45 secondi a batteria scarica. E queste celle con Zenlabs riescono a farlo. Possiamo vedere da qualche grafico che sono veramente incredibili rispetto a qualsiasi altra batteria al litio esista ad oggi, e che addirittura con un solo 20% rimanente di batteria riescono comunque a tirare 2500 watt per ogni chilo di batteria, quindi fase di atterraggio. In più, se proprio tutto ti va di sfiga e non riesci ad atterrare con il tuo mezzo, insomma, porti le batterie a essere super scariche al punto da non avere nemmeno potenza per sostenerti su, beh, il mezzo può atterrare semplicemente come un normale aereo. Basta una pista di atterraggio, invece che atterrare in verticale basta una pista. Lui comunque ha il carrello con le ruotine e quindi atterri in orizzontale invece che in verticale, cosa per la quale serve infinitamente meno spinta. Se vedete da questo grafico, guardate quanta potenza serve in decollo, quanta potenza serve in atterraggio e quanto già nelle fasi di transizione sia molto molto meno la potenza che serve. Poi vabbè, in crociera addirittura in discesa è tipo nulla. Dovrebbe essere un decimo rispetto al decollo e atterraggio la potenza che serve in crociera. Comunque, tutti i conti fatti, 250 km di autonomia con peso base operativo, insomma giusto il pilota a bordo. A pieno carico, proprio il massimo di peso che ci puoi caricare per decollare, quello che in aviazione si chiama di solito maximum takeoff weight, comunque riesce a coprire 175 km, considerando già un 30% di riserva, perché in aviazione va sempre considerata anche la riserva. Cioè devi avere autonomia in più rispetto a quando atterri per poter andare a un aeroporto alternato, cioè atterrare da un'altra parte, perché dove volevi atterrare inizialmente
è successa una qualche sfiga, non puoi più atterrare lì, o per qualsiasi ragione, insomma. Tanta roba. Dal punto di vista di certificazioni, come sono messi? Beh, loro lavorano principalmente con EASA, perché sono in Germania, sono in Europa, ma stanno lavorando anche a stretto contatto con FIA. Ma in particolare con EASA, Lilium è stata proprio quella che ha aiutato EASA a creare delle normative, dei requisiti, delle, insomma, regole di certificazione per gli eVTOL, gli Electrical Vertical Takeoff Landing, cose varie. Quindi sono papà e ciccia con EASA, sono già certificati per fare voli sperimentali, tra l'altro hanno fatto un bellissimo volo sperimentale, vi lascio il link in descrizione per guardarvelo tutto. Tra l'altro con tutti dei filetti di lana attaccati sull'ala, in modo che vedi proprio il momento in cui l'ala è stallata, perché il velivolo è in modalità verticale, e poi la fase di transizione in cui i flussi d'aria progressivamente si attaccano all'ala, fino a che il flusso sull'ala non diventa totalmente laminare e il velivolo è a tutti gli effetti un aereo. È bellissimo da vedere, con tutti i filetti così. Comunque stiamo parlando di certificazioni, non dovrebbero esserci problemi con EASA, e soprattutto Lilium è anche sulla buona strada per raggiungere il target del 10-9 di EASA. 10-9 è un obiettivo che EASA pone ai produttori di aerei, di avere una catastrofe ogni 1 miliardo di ore di volo, che è tipo una cosa assurda. Cioè, se riuscissimo ad arrivare a una catastrofe ogni 1 miliardo di ore di volo nell'aviazione, sarebbe letteralmente più sicura che andare a camminare a piedi per il giardinetto sotto casa. Neanche sul marciapiede della strada, ma proprio nel parco o in isola pedonale. Vabbè, tantissima roba. Sono super curioso di vedere cosa farà Lilium, cioè il futuro, insomma, come procederà la cosa, perché hanno già il mezzo e già vola. Quindi vediamo adesso quanto ci mettono a renderlo volante e utilizzabile, vendibile. Ma sembrano avere le idee molto 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 chiare, quindi tanta roba. Come tanta roba, se mettete un pollice in su a questo video, perché se questo video vi è piaciuto, perché no? E soprattutto se premete quel pulsante rosso che c'è qua sotto al video, perché so che tipo 85-90% delle persone che guardano i miei video non è iscritta al canale. Cioè, tipo, cosa? Voi ne dubbio anche se siete iscritti, controllate, perché delle volte YouTube ti disiscrive per sbaglio, e se invece non siete iscritti, cliccate il pulsante rosso, è gratis, potete cambiare idea in futuro se volete, ma intanto siete avvertiti quando escono nuovi video. Per questo video è tutto, pollice in su, ciao a tutti.